Il Consiglio regionale lombardo sta pensando seriamente anche ai pendolari. Certo, il gruppo regionale della Lega Nord, che la Lega, lo sapete, è naturalmente dalla parte dei pendolari, ha presentato un'iniziativa, un progetto di legge che va nella direzione di ampliare quelli che sono i poteri del difensore civico regionale per far sì che i pendolari possano essere maggiormente tutelati, perché il contratto di servizio delle Ferrovie e di Trenord prevede una serie di clausole per cui lo stesso pendolare possa fare dei reclami, chiedere dei rimborsi quando magari ci sono scioperi, ritardi, però spesso e volentieri questo lo stesso pendolare, lo stesso utente non lo sa. Quindi con questa legge noi intendiamo innanzitutto informare l'utente, fargli capire quali sono i suoi diritti, quando può esercitarli, e dall'altra parte ovviamente far sì che ci sia un garante che lo possa difendere davanti, lo sappiamo, a Trenord, che in tanti casi purtroppo ha dimostrato insomma di non essere così attento e sensibile alle numerose problematiche che sono state evidenziate in questi mesi, in questi anni, perché poi insomma alcuni treni che non funzionano bene, treni che partono in ritardi, la stessa pulizia spesso e volentieri all'interno non è un granché, porte che non si chiudono bene, aria condizionata che non funziona, un riscaldamento d'inverno, insomma tutti disagi per cui chi davvero utilizza questi mezzi ovviamente per poter andare a lavorare non deve assolutamente trovare. E quindi secondo noi con questo strumento è un modo per far pressione, una maggior pressione rispetto a Trenord affinché certi disservizi vengano eliminati. E questa pressione potrebbe garantire anche un risarcimento nei confronti dei cittadini? Beh certo, c'è per esempio nel contratto di servizio la possibilità che il cittadino possa in qualche maniera chiedere un rimborso, per esempio. Il treno è arrivato in ritardo, adesso ci sono delle tempistiche, ci sono tutta una serie di regole. Benissimo, io mi faccio rimborsare il biglietto. Quanti oggi lo fanno? Quanti vanno in stazione a chiedere, poi ti daranno lì un malloppo di, come solito, classico della burocrazia italiana, di fogli da compilare, per cui uno dice vabbè ascolta, faccio prima, non c'ho tempo, dalle nostre parti siamo abituati a lavorare, non c'ho tempo di star dietro 10 giorni per seguire questa pratica. Ecco, con la figura del garante, il garante interverrà dicendo guarda, ti faccio vedere io come si fa, e anzi farò pressione a Trenord affinché il servizio possa essere anche snellito, in modo tale che l'utente possa reclamare e farsi rimborsare giustamente perché è un suo diritto. Una legge per aiutare i pendolari che cosa prevede? Ma prevede che il difensore civico diventi anche il difensore dei pendolari. Il difensore civico regionale deve fare tante cose, gli attribuiamo anche un compito in più, quello di informare innanzitutto i tanti pendolari lombardi che hanno delle possibilità di risarcimento di fronte ai servizi di Trenord purtroppo ricorrenti nel contratto di servizio, e dall'altro lato vigilare sul fatto che Trenord rispetti quanto è contenuto in termini di qualità del servizio nel contratto di servizio. Uno strumento di tutela oltre che di pressione importante che vogliamo riconoscere specificatamente per le decine di migliaia di lombardi che per studio e lavoro utilizzano ogni giorno il treno e sono spesso vittime di disservizi in questa società.